ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Oltre 30 milioni a fondo perduto da spendere nei prossimi anni e più di 1000 tra delibere, ben 431, e incontri con i cittadini. Sono alcuni dei numeri che il Comune di Roseto, in conferenza congiunta di fine anno con tutta la squadra del sindaco Mario Nunes, ha esposto con risultati di un primo anno di lavoro che ha fatto registrare un'attività davvero incessante. Sindaco, una 2022 di cui va particolarmente fiero. Sì, sapere e avere percezione di ciò che si è fatto aiuta sicuramente a programmare e a vivere con più ottimismo il futuro. Allora, un anno che si apre con un finanziamento importante, 10 milioni di euro della scuola Romani, che si chiude con un finanziamento importante, i 900 mila euro per le scogliere di Roseto Sud, in mezzo quasi 30 milioni a fondo perduto, 400 e oltre delibere di giunta, atti appunto dell'organo esecutivo, oltre 600 incontri con i cittadini e tante occasioni per essere persona tra le persone. Un'attività svolta in sinergia con la mia squadra, con gli assessori, con i consiglieri che danno un supporto costante e quotidiano con tutta la macchina amministrativa. C'è tanto da fare, nel tema del turismo abbiamo sicuramente dimostrato che Roseto può essere attraente e attrattiva, ma tanto si potrà fare grazie al nuovo portale e al nuovo progetto di comunicazione, agli eventi che stiamo intercettando e che abbiamo intercettato, alle associazioni del territorio che collaborano nel tema dello sport, nel mondo delle manutenzioni, nel mondo dell'illuminazione. Tanto si è fatto, ma tanto si potrà fare. Sì, ne dovesse indicare uno tra i tanti lavori fatti del quale va particolarmente fiero, cosa indicherebbe per il 2022? Come mi piace pensare globale, penso al ponte ciclo pedonale della provincia di Teramo, che però insiste sul comune di Roseto e di Pineto, perché è un simbolo di un lavoro in sinergia. Erano tanti anni che quest'opera era bloccata, siamo riusciti in sinergia con le amministrazioni anche precedenti, ma soprattutto con il presidente della provincia, a sbloccare quest'opera, e oggi abbiamo un unicum che tra mare e Gran Sasso rende veramente splendida la nostra città. È un 2023 che, dice il sindaco, ha i presupposti per essere ancora più gioioso dell'anno che sta andando in archivio. Ma sarà certamente un anno in cui si continuerà a raccogliere il tanto seminato, ma un anno in cui si continuerà a seminare per raccogliere in futuro.